Jaya Radha Madhava Kunjavihare Jaya Gopijana Hare
ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। Allora, oggi leggiamo per onorare la trascendentale apparizione di Śrīla Bhaktivinoda Thakura un articolo di ritorno a Krishna, proprio che parla della vita di Bhaktivinoda Thakura. E questo articolo è stato scritto da Śrīpāda Gaura-Govinda Swami, che purtroppo ha lasciato il mondo nel 1996. È stato un guru dell'ISKCON, nativo dell'Orissa. Allora, Śrīla Bhakti Om Namo Bhagavate Vasudevaya, l'abbiamo già detto. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Allora, Śrīla Bhaktivinoda Thakura mostra la più grande gentilezza e il più grande impegno per il benessere altrui. Ma quante persone lo comprendono? Allora, questa è una traduzione di una parte di un discorso pronunciato il 2 novembre 1993, il 155esimo anniversario della nascita di Śrīla Bhaktivinoda Thakura. Quel giorno si tenne un incontro pubblico al Dīnabandhu Sāo Law College di Kendrapara in Orissa per glorificare Thakur Bhaktivinoda, di cui fu installato il ritratto come primo laureato in legge dell'Orissa. Qui ci sono delle preghiere per glorificare Bhaktivinoda Thakura. Namo Bhaktivinodaya Sacchidananda Namine Gora Shakti Svarupaya Rupanuga Varayate. Che significa: mi chino a Sri Srila Sacchidananda Bhaktivinoda Thakura, che è l'incarnazione dell'energia di Sri Gora Sundara Chaitanya Mahaprabhu, ed è un grande sadhu nella linea dei seguaci di Sri Rupa Goswami Prabhupada. Sri Sacchidananda Bhaktivinoda Thakura nacque col nome di Sri Kedaran, Kedarnath Dutta il 2 settembre 1838. Apparve nel villaggio di Ula, nel distretto di Nadia, nel Bengala occidentale, dove risiedeva lo zio materno. La casa dei suoi antenati, però, si trova nel villaggio di Choti, nel distretto di Kendrapara, in Orissa. Choti è lo Shripat, il luogo natale di Śrīla Bhaktivinoda Thakura, dove egli risiedette. Essendo stato onorato dalla polvere di loto dei piedi di Bhaktivinoda Thakura, questo luogo è molto sacro. La maggior parte delle persone però non lo sa. Grazie alle benedizioni di Bhaktivinoda Thakura, ora questo luogo sta diventando noto a tutti. Grazie alla forza di quelle benedizioni, l'erudito ricercatore, dottor Fakir Mohandas, sta lavorando per far conoscere questo luogo al mondo. Senza quelle benedizioni nessuno potrebbe riuscirci. Śrīpāda Fakir Mohandas può incontrare molte difficoltà, ma superandole con determinazione, riuscirà sicuramente a stabilire la verità. Qual è il benessere più elevato per il mondo? Bhaktivinoda Thakura ha espresso le seguenti considerazioni nel suo giornale mensile Sajjana Tosani. Allora, mostrare gentilezza, doia per gli esseri viventi può dividersi in tre categorie. Dea Sambandini Doia, che significa mostrare gentilezza per il corpo materiale degli esseri viventi attraverso Sat Karma, azioni buone. Dar da mangiare a una persona che ha fame, fornire medicine a un ammalato, dare acqua a una persona che ha sete e procurare abiti invernali a un povero che soffre il freddo sono atti di gentilezza per il corpo materiale. Questa è Dea Sambandini Doia. Poi c'è Mana Sambandini Doia. Significa mostrare gentilezza per la mente, fornendole conoscenza. Mana Sambandini Doia. E poi c'è Atma Sambandini Doia, che significa mostrare gentilezza verso l'anima, ed è il miglior Doia di tutti. Doia significa compassione, gentilezza.
Con questa gentilezza si cerca di salvare una persona dalle sofferenze del mondo materiale, dandole la devozione per Sri Krishna. Alcuni ritengono che gli atti di gentilezza per il corpo siano molto auspiciosi, altri, che sono persone erudite, danno importanza alle azioni compiute per la mente. I puri devoti del Signore però agiscono per il benessere eterno degli esseri viventi, predicando la devozione. Srila Bhaktivinoda Thakur mostrò la più grande gentilezza e il più grande impegno per il benessere altrui. Ma quante persone lo comprendono? Quante persone glorificano le qualità di questi Sadhu Vaishnava e dei Mahajana, grande personalità? Perfino persone erudite non capiscono l'opera dei Vaishnava. Noi vediamo che coloro che hanno fatto o stanno facendo qualcosa per il benessere del corpo e della mente sono molto glorificati. Ma chi parla delle glorie di coloro che agiscono per il benessere dell'anima? Quante persone hanno una conoscenza spirituale? Quante persone realizzano l'anima? Quante persone possono vedere l'anima? I Sadhu Mahajana hanno dedicato l'intera vita al benessere dell'anima. Con le loro benedizioni, molte persone hanno ricevuto la visione spirituale. Chi conosce e glorifica questi Sadhu e Mahajana? In questo mondo materiale nessuno parla delle loro grandi opere e dei loro sforzi. Srila Bhaktivinoda Thakur lasciò questo mondo il 23 giugno del 1914. Dedicò tutta la sua vita a predicare il Vaishnavismo Gaudiya, servizio devozionale nella linea del Signore Chaitanya, e lo spiritualismo o Bhagavata Dharma, eterno servizio a Dio. Nella Bhagavad Gita 4.7 è detto Yada Yada Idalmasya Glanir Pavati Bharata. Ogni volta che in qualche luogo dell'universo la religione declina e l'irreligione avanza, o discendente di Bharata, io vengo in persona. Ogni volta che nell'universo la religione declina, il Signore Krishna stesso discende con i suoi compagni per ristabilire i principi della religione. Bhaktivinoda Thakur è la personificazione di questo verso. In questa età di scetticismo e di inutile nichilismo, egli usò la sua penna vigorosa per ristabilire Sanatana Dharma, la religione eterna. Ispirandosi agli Acharya Vaishnava Gaudiya, maestri spirituali, scrisse un libro dietro l'altro, rifiutando il modo di vedere dei materialisti basato sul nichilismo e sull'ateismo. Parlando dei Veda eterni, della civiltà e dell'educazione, illuminò molte anime condizionate che avevano dimenticato la loro vera identità spirituale. Senza impartire la conoscenza delle scritture, non c'è modo di portare gli esseri viventi che sono attratti dall'opposto verso il Paratattva, la verità suprema. I Guru Gaudiya, come Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami e Srila Jiva Goswami, operarono come maestri spirituali analizzando lo Srimad Bhagavatam e i commentari su di esso. Il Bhagavatam è l'essenza dell'eterno suono vedico e il frutto maturo dell'albero dei desideri della letteratura vedica. Bhaktivinoda Thakur riassunse in modo chiaro gli insegnamenti di questi Guru Gaudiya in un linguaggio facile e semplice. Perciò, dopo i sei Gosvami, discepoli principali del Signore Chaitanya, Bhaktivinoda Thakur è conosciuto come il settimo Gosvami. Seguendo le orme di Srila Jiva Gosvami, nel 1884 Bhaktivinoda ristabilì la Vishva Vaishnava Sabha, cioè la congregazione Vaishnava mondiale, e predicò la religione vedica, Upanishad, Vedanta Sutra, Srimad Bhagavatam, come pure la vita e la filosofia del signore Chaitanya. Suo figlio, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, ereditò da lui queste brillanti qualità e predicò questa grande ideologia del Vaishnavismo Gaudiya in tutto il subcontinente indiano, dall'Himalaya agli oceani e all'estero. Bhaktivinoda Thakur scrisse più di 100 libri, sia opere originali sia commentari in inglese, sanscrito e bengali. Le sue numerose canzoni devozionali, impregnate d'amore divino che nasce dal completo abbandono,
rivelano il suo profondo amore per il Signore Shri Krishna. Queste canzoni hanno ispirato tutti i tipi di persone, dalle semplici anime condizionate a devoti molto elevati. I suoi libri di canzoni devozionali come Sharanagati, Gita Vali e Kalyana Kalpataru sono cibo per le anime e sono molto preziosi per la società. In questa età di piaceri sensuali, di breve durata e di falsa rinuncia, questi libri sono il grande appello di Bhaktivinoda per coloro che sono desiderosi di gustare l'amore di Vaikunta, cioè l'amore spirituale. Chi può immaginare la gentilezza che ha mostrato? Le anime condizionate, essendo vittime dell'illusione, della ripetizione del ciclo di nascite e morti, sono inclini a commettere errori. Il mondo materiale creato dal Signore è il nostro banco di prova. Qui ad ogni passo siamo continuamente messi alla prova Tamaya. Per superare questa prova si deve ascoltare il messaggio devozionale dei Mahayana come Srila Bhaktivinoda Thakur. Gli insegnamenti di Bhaktivinoda dovrebbero essere diffusi sempre di più. Se i capi della società odierna desiderassero con autentica sincerità il benessere dell'umanità, dovrebbero coltivare con grande cura questi insegnamenti, meditando su di essi. Per favore, praticate questi insegnamenti nella vostra vita e insegnateli al mondo. Ciò sarà di buon auspicio e porterà le illuminate benedizioni di Bhaktivinoda Thakur. Io prego per queste benedizioni in questo modo. E qui c'è un verso sanscrito, quattro linee. Adatana strinam danter idam yace punapuna Bhaktivinoda padabjarenu syat jammani, che significa: tenendo un filo di paglia tra i denti, prego ripetutamente di poter essere, vita dopo vita, un granello di polvere ai piedi di loto di Bhaktivinoda Thakur. Già, Shila Sachinananda Bhaktivinoda Thakur, chi? Già. Adesso continuiamo con la lettura del Bhagavatam. Siamo arrivati al quinto canto dello Srimad Bhagavatam, L'impeto creatore. Questo capitolo, il tredicesimo, è intitolato Dialogo tra il re Raugan e Jadabharata, la continuazione di questo dialogo. Siamo arrivati al verso numero 17. Allora. Tair vancito amsa Kulam Samavishan Tair Panchito Amsa Kulam Samavishan Arochayan Shilam Upaiti Vanaran Arochayan Shilam Upaiti Vanaran Tajati Rasena Sunirvritendriya Tajjati Rasena Sunirvritendriya Parasparo Dvikshana Vismritavadihi Parasparo dvikshana vismrita vadihi Tad vancito amsa kulam samavishan Arochayam shilam upaiti vanaran Tajjati rasena sunirvritendriha Parasparo dvikshana vismrita vaddi Tair vancito amsa kulam samavishan Arochayan shilam upaiti vanaran Tajjati rasena sunirvritendriha Parasparo dvikshana vismrita vadihi
Dalvancito amsakulam sava samavishan. Arochayan shilamupaiti vanaran. Tajati dasena sunirvritendriha. Parasparo dvikshana vismritavadihi. Dalvancito amsakulam samavishan. Arochayan shilamupaiti vanaram. Arochayan shilamupaiti vanaram. Jati rasena sunirvritendriya. Jati rasena sunirvritendriha. Parasparo dvikshana vismritavadi. Parasparo dvikshana vismritavadi. Vancito amsakulam samavishan. Arunchayan shilam paiti vanadam. Tachati dasena sunervritendriya. Parasparo dvikshana vismritavadi. Dai, da loro. Gli imbroglioni e i falsi yogi, Svami, Imbroglioni e falsi yogi. Avatara e Guru, Swami, Avatara e Guru. Vanchitaha, Vanchitaham. imbrogliato, Amsakulam, Amsakulam. la compagnia dei grandi Paramahamsa o devoti, Samavishan, Samavishan. entrando in contatto, Entrando in contatto. Arochayan, Arochayan, non soddisfatto. non soddisfatto. Shilam, Shilam, il loro comportamento. il loro comportamento. Upaiti, Upaiti, avvicina. avvicina. Vanaran, Vanaram, le scimmie, scimmie. tutti dissoluti senza buone qualità. Tajati Tutti dissoluti senza buone qualità. rasena, Taggiati la sena. con il piacere dei sensi, in compagnia di questi dissoluti. Sunirvrita, Questi dissoluti. Sunirvita, Indriya, Indriya, molto soddisfatto molto soddisfatto. dall'occasione del piacere dei sensi. Dall'occasione del piacere dei sensi. Paraspara, Paraspara, l'un l'altro. Udvikshana, vedendo la faccia. Vismrita, che ha dimenticato. Avadi, il fine della vita. Allora, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhai Charan, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Dopo che è stato truffato, l'essere, nella foresta del mondo materiale, cerca di lasciare la compagnia di questi cosiddetti yogi, Swami e Avatara. Ed entra in contatto con i veri devoti. Ma per sua sfortuna non riesce a seguire le istruzioni del maestro spirituale e dei devoti più elevati. Perciò li abbandona e ritorna dalle scimmie che si interessano solo della gratificazione dei sensi e delle donne. Si compiace della compagnia di coloro che cercano il piacere dei sensi, godendo del sesso e degli intossicanti. E così spreca la sua vita facendo altrettanto. A furia di guardare il volto di altri lussuriosi, sprofonda nell'oblio e si avvicina alla morte. Spiegazione di Srila Prabhupada. Talvolta uno sciocco, disgustato dalle cattive compagnie, entra in contatto con i devoti e i brahmana e prende l'iniziazione da un maestro spirituale. Obbedendo agli insegnamenti del maestro spirituale, cerca di seguire i principi regolatori, ma a causa della sua sfortuna non vi riesce. In effetti bisognerebbe piangere più che ridere. Perciò lascia la compagnia dei devoti e si mette in cerca di persone scimmiesche, interessate solo al piacere sessuale e agli intossicanti. I falsi spiritualisti sono paragonati alle scimmie,
Perché in apparenza le scimmie possono sembrare dei sadhu. Infatti vivono nude nella foresta e si cibano di frutta, ma il loro unico desiderio è quello di accompagnarsi a molte scimmie femmine per godere dei piaceri sessuali. Talvolta i falsi spiritualisti, che cercano un po' di spiritualità, entrano in contatto con i devoti coscienti di Krishna, ma non possono seguire i principi regolatori e le vie della spiritualità. Perciò lasciano la compagnia dei devoti e vanno a cercare delle persone impegnate nella gratificazione dei sensi, paragonate alle scimmie. Ricadono così nella vita sessuale e nel consumo di intossicanti e provano soddisfazione guardando il volto di coloro che li attorniano. Così trascorrono la loro esistenza fino al momento della morte. Allora, ripetiamo il verso. Dopo che è stato truffato, l'essere nella foresta del mondo materiale cerca di lasciare la compagnia di questi cosiddetti yogi, Swami e Avatara, ed entra in contatto con i veri devoti. Ma per sua sfortuna, non riesce a seguire le istruzioni del maestro spirituale e dei devoti più elevati. Perciò li abbandona e ritorna dalle scimmie che si interessano solo della gratificazione dei sensi e delle donne. Si compiace della compagnia di coloro che cercano il piacere dei sensi, godendo del sesso e degli intossicanti. E così spreca la sua vita facendo altrettanto. A furia di guardare il volto di altri lussuriosi, sprofonda nell'oblio e si avvicina alla morte. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chachur Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaham Nashta Prayesva Badrishun Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Ascoltando regolarmente lo Srimad Bhagavatam e servendo i puri devoti del Signore, tutto quello che turba il cuore viene completamente distrutto e il servizio del Signore Supremo, glorificato con inni trascendentali, vi si stabilisce in maniera irrevocabile. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashaya Buddha Deshimate Madhusevita Prabhuiti Namine Desetsve Popada Siyani Magrani Antalamro Pasya Paranishishan Prarakana Mosute. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashaya Buddha Deshimate Bhaktivedanta Swami Dinamine. Namaste Sarasvati Deve Gulavani Pachari Ne Nivishesha Shunyavadi Pachari Reshatari Ne. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadharshi Vasari Gula Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. In questo verso viene delineata la situazione di alcune persone che sono purtroppo molto sfortunate, ma questa sfortuna non è un caso. Sfortuna non significa caso. Sfortuna è una persona, accade, c'è cioè sfortuna quando una persona non è veramente sincera nel cercare Krishna. Ma nonostante tutto, Krishna è così misericordioso che anche le persone che si avvicinano in qualche modo a lui, anche se non sono completamente sincere, ricevono comunque dei benefici. Anche se non completano il percorso spirituale, magari in questa vita, comunque anche quel poco che hanno fatto nel tentare di soddisfare Krishna, Krishna non lo dimentica perché Krishna ha una memoria assoluta, quindi il servizio devozionale è sempre vittorioso. Chiunque si impegni nel servizio devozionale è sempre una persona molto fortunata, persino se poi dopo non continua questo percorso, e cade nuovamente nelle vecchie abitudini. Si dice che l'abitudine è una seconda natura, diceva anche Prabhupada.
Quindi bisogna cercare di creare delle buone abitudini e di scacciare invece le vecchie abitudini che ci portano, ci fanno sprofondare, come dice il verso, nell'oblio, mentre intanto la morte si avvicina. Dobbiamo sempre ricordare, non perché, semplicemente perché bisogna essere realisti, che non abbiamo tantissimo tempo, soprattutto in questo Kali Yuga. Kali Yuga la vita è molto breve, la memoria è corta, l'intelligenza non è molto acuta, soprattutto l'intelligenza spirituale. Le persone sono proprio lente nel comprendere qual è il vero scopo della vita. Manda su manda, mata io. Sono molto lente, molto sfortunate proprio perché non riescono neanche a essere sincere nella ricerca di questa, nella ricerca dell'obiettivo ultimo della vita. In effetti si dice che questo Kali Yuga è un oceano di cattive qualità, un oceano di errori, però c'è una buona qualità. Cioè, la buona qualità è che semplicemente cantando il Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, si può avanzare nella vita spirituale e alla fine raggiungere l'obiettivo supremo della vita. Eppure lo vediamo, vedete? Una cosa così semplice, eppure, come dire, è molto semplice, dice Prabhupada, però l'applicazione diventa difficile. Basterebbe semplicemente cantare questo nome, questi nomi, prendere prasada, cibo vegetariano spirituale offerto a Krishna, però le persone non lo fanno perché sono sfortunate, manda su manda, manda io. Addirittura qui dice nel verso, queste persone vengono truffate, proprio da falsi spiritualisti. E chi sono i falsi spiritualisti? Cioè, sono delle persone, ci sono molti tipi di falsi spiritualisti, inutili, potremmo elencare tantissimi, molte categorie a tanti livelli di falsi spiritualisti, ma il problema è che sono tutti falsi, non ci permettono di raggiungere l'obiettivo ultimo della vita. Le persone, c'è un verso della Bhagavad Gita che abbiamo anche ricordato qualche giorno fa, dice Mithyachara sa uccati, la persona che è ancora legata in qualche modo agli oggetti dei sensi, però vuole far vedere che in realtà è un grande yoga, un grande swami, un avatar, una persona spiritualmente elevata. In realtà, per Krishna, che è lo Yogeshvara, lo yogi supremo, Krishna dice che è un simulatore. Che Krishna dice è meglio impegnarsi nei doveri prescritti cercando di diventare coscienti di Krishna. È meglio cercare di impegnarsi, di fare servizio devozionale, di offrire tutto a Krishna, tutto quello che fai, tutto quello che sacrifichi, tutto quello che mangi, tutto quello che offri in carità. Offri tutto a me, dice Krishna, Madarpanam, o fai tutto come un'offerta a me, dice Krishna nella Bhagavad Gita, nel nono capitolo, la conoscenza più confidenziale. No? Offri tutto a me. È un modo molto semplice per raggiungere la perfezione. Però ci sono queste persone, falsi yogi, falsi swami, falsi avatara e falsi guru, che si autoproclamano persone molto elevate spiritualmente e si autoincensano e fanno in modo che anche altre persone li incensino, li onorino, hanno fama di gloria, di onori, di ricchezze anche. Di donne, ci sono questi, ecco, questi falsi spiritualisti e le persone sono sviate da questi falsi spiritualisti perché? Perché non sono sincere. Bhaktisiddhanta Prabhupada diceva che questo mondo è fatto di imbroglioni e di imbrogliati. Non ci sono solo gli imbroglioni, ma ci sono anche gli imbrogliati. Per ogni imbroglione c'è un imbrogliato, c'è una persona che vuole essere imbrogliata, che si pone nella condizione di voler essere imbrogliata. Prabhupada fa l'esempio come se una persona cerca l'oro e invece va in un negozio, non in una gioielleria, ma in un negozio per esempio di alimentari, oppure in un altro negozio, comunque in una persona che non può avere l'oro, però che si rende conto che questa persona gli sta chiedendo qualcosa che non può dare, allora si rende conto che questa persona non è una persona molto saggia, una persona, ecco perché la conoscenza anche è importante, bisogna sapere almeno quello che si cerca. E quindi alla fine si pone nella condizione di essere imbrogliata. La persona magari lo imbroglierà, diceva sì, prendilo, questo è l'oro, costa anche poco, non costa niente.
Invece bisogna pagare il giusto prezzo per l'oro. In questo caso l'oro è prema, sviluppare amore per Krishna. L'oro è raggiungere l'obiettivo ultimo della vita, la missione della vita umana, Atato Brahma Jigyasa. Adesso è il momento di porsi domande sulla verità assoluta. Talvolta persino persone che vengono iniziate dal maestro spirituale, quindi ricevono proprio un'iniziazione formale dal maestro spirituale, talvolta accadono, proprio perché a contatto con persone che sono piene di desideri materiali, lussuriose, che cercano la gratificazione dei sensi. Ricordiamo, chi cerca la gratificazione dei sensi e pensa che la gratificazione dei sensi è l'obiettivo ultimo della vita, non potrà mai avanzare nell'obiettivo ultimo, nella scienza della realizzazione, in questo viaggio alla scoperta di noi stessi. Non potrà mai farlo. C'è un verso della Bhagavad Gita che dice: Bhoga Aishvarya Prasakta Nam, chi è troppo attaccato al piacere dei sensi, Bhoga, chi è troppo attaccato a Aishvarya, alla ricchezza, non ce la fa. Anche Prahlada Maharaj dice: Matirna Krishne Parata Svadovan. Sì. Una persona che vuole gratificarsi i sensi, che ha deciso proprio di gratificarsi i sensi, proprio l'ha deciso deliberatamente, non può risvegliare la propria coscienza di Krishna assopita nel suo cuore, né con uno sforzo personale, né con l'aiuto di altre persone, né con uno sforzo combinato di queste due cose. Non è possibile. Talvolta, dicevamo, anche una persona che viene iniziata, è successo anche con Srila Prabhupada. Tante persone sono state iniziate da lui e almeno al momento non sono più devoti manifesti, non seguono più i principi regolatori, diciamo che sono cadute. Perché al momento dell'iniziazione il maestro spirituale si fa carico delle reazioni del karma del proprio discepolo, però non viene distrutta la tendenza a godere, rimane sempre la libertà chiaramente dell'individuo. L'individuo in qualsiasi momento può scegliere se tornare da Krishna, se servire Krishna, oppure se tornare a illudersi nel mondo materiale. Questo può succedere sempre, in qualsiasi momento. La bellezza del servizio devozionale è che però qualsiasi cosa che viene fatta, anche un piccolo passo su questa via ci protegge dalla paura più temibile. È un vantaggio, la paura più temibile è quella di dover rinascere in questo mondo materiale in un corpo che potrebbe anche non essere umano, che chissà per quante vite. Se noi facciamo invece anche solo una piccola quota di servizio devozionale, questa piccola quota di servizio devozionale Krishna la ricorda per sempre. Quindi è sempre un vantaggio, sempre. C'è anche un verso del Bhagavatam in cui proprio Narada Muni dice: che vantaggio ha una persona a eseguire con la perfezione tutti i doveri prescritti e poi non prova mai attrazione verso Krishna, verso Dio, la persona suprema, mai attrazione verso il servizio devozionale. Può compiere tutti questi doveri alla perfezione, ma alla fine non raggiunge niente di concreto. Prabhupada dice anche che un'azione materiale, per ottenere il risultato di un'azione materiale bisogna compierla tutta fino in fondo, mentre il servizio devozionale, e poi tra l'altro un risultato effimero perché è temporaneo, mentre il servizio devozionale, persino se uno non compie questa azione fino in fondo, persino se è solo un accenno di servizio devozionale, Krishna lo prende in considerazione. Poi bisogna prendere anche in considerazione che ci sono vari tipi di devoti. Sia la Chaitanya Charitamrita o il Chaitanya Charitamrita, sia lo Srimad Bhagavatam delineano queste tipologie di devoti. Ci sono devoti Kanishta Adhikari, devoti Madhyama Adhikari, devoti Uttama Adhikari, che si distinguono in particolar modo per la fede. La fede è molto importante. Per esempio, un devoto, diciamo, neofita, non ha una fede molto forte,
E non è neanche molto versato nelle scritture che parlano del servizio devozionale, perché ricordiamo, questa è una scienza, non è una speculazione mentale, un sentimento, una sensazione che qualche persona ha avuto in una specie di estasi autoprodotta. No, queste sono tutte informazioni autentiche che ci vengono dalla catena di maestri spirituali, dalla catena di professori trascendentali. Una persona neofita non ha né una grande fede, Shraddha, né una grande fede, e neanche una grande conoscenza delle scritture che parlano di questa scienza. Quindi la sua situazione è un po' traballante. Si sta dedicando al servizio devozionale, però la sua situazione è molto instabile, facilmente può cadere. Una posizione invece più stabile è quella invece del Madhyama Dikari. Madhyama Dikari è invece una persona che ha sviluppato una forte fede. Parlavamo anche ieri sera, prima del mantra yoga, è stato recitato un verso della Bhagavad Gita che parla proprio della fede. Fede significa che comprendere che soltanto attraverso il servizio devozionale si può raggiungere la perfezione dell'esistenza. Madhyama Dikari ha una forte fede nel servizio devozionale, una forte fede in Krishna. Però non è molto, non è ancora così capace, pur essendo, anche se legge la letteratura vedica, non è comunque ancora così profondamente versato nella letteratura vedica, soprattutto nello Srimad Bhagavata, nella Bhagavad Gita. Ancora, ecco, non è molto versato. Quindi ha una forte fede, però non è ancora così capace di convincere un'altra persona della veridicità del servizio devozionale, della grandezza del servizio devozionale attraverso le scritture. Però ha una forte fede. Questa è una posizione molto più stabile, che tra l'altro però sottolinea anche l'importanza della fede. Shraddha, molto importante. La fede è molto importante. Ad Shraddha, all'inizio, c'è la fede. E poi c'è l'Uttama Dikari. L'Uttama Dikari è una persona che non solo ha una fede molto profonda, una convinzione molto profonda, radicata, che il servizio devozionale sia veramente il mezzo e l'obiettivo ultimo della vita, ma è anche profondamente versato nelle scritture autentiche. Quindi di questi tre, il neofita ha più la tendenza, il neofita è quello che è più in pericolo, diciamo così, perché fin quando non si eleva lo stato di Madhyama Dikari, cioè almeno lo stato in cui ha una profonda fede, c'è sempre la possibilità, persino se è stato iniziato da un maestro spirituale, che possa in qualche modo cadere, possa in modo cadere da questa posizione, da questa sua posizione. La fede perciò è molto importante. Ashraddha Dana Purusha Dharma Syasya Parantapa. Coloro che non hanno fede nel servizio devozionale, Parantapa, dice Krishna, tornano a nascere e a morire in questo mondo materiale e non possono raggiungermi, dice Krishna nel terzo verso del nono capitolo, la conoscenza più confidenziale della Bhagavad Gita. Ashraddha Dana, cioè le persone che non hanno fede non possono raggiungermi. Bisogna essere. Krishna dice: le persone che non hanno fede e le persone che sono invidiose non possono comprendermi. Le persone che hanno continuamente dei dubbi, che dubitano sempre, e non hanno una ferma fede, non possono fare un reale avanzamento nella coscienza di Krishna. Il dubbio deve esserci, perché è anche una funzione di intelligenza, ma de deve essere tagliato con la spada della conoscenza trascendentale, con l'aiuto di Jnana e di Vijnana, della conoscenza realizzata. Per colui che dubita, dice Krishna nella Bhagavad Gita, non c'è felicità. Non è possibile essere felici, non è possibile rimanere sempre nel dubbio. Il dubbio è funzionale, ha una funzione. Il dubbio deve essere troncato parlando, avvicinando, qui c'è una parola upaiti, no? Significa avvicinare, solo che non bisogna avvicinare questi falsi guru e falsi swami, ma avvicinare un vero guru e porgli delle domande con sottomissione in modo tale da ricevere delle risposte. Con sottomissione, porre queste domande con sottomissione e fare servizio. E in questo modo si può fare un grande avanzamento spirituale. Molto importante nel servizio devozionale la giusta attitudine, che è anche il segnale della sincerità del cuore del discepolo.
Quindi ritorniamo al punto iniziale, che la sincerità è molto importante, molto molto importante per avanzare nel servizio devozionale. Questo verso sottolinea ancora una volta, tra l'altro, l'importanza della compagnia, dell'associazione. Quindi abbiamo detto che bisogna essere pieni di fede, senza invidia, e poi bisogna stare vicino alle persone giuste. Se vogliamo raggiungere il successo in qualsiasi cosa, ma particolarmente qui stiamo parlando della scienza della realizzazione spirituale, della scienza del sé, se vogliamo raggiungere il successo in coscienza di Krishna, dobbiamo stare con le persone giuste. Non è possibile stare con persone materialiste. Addirittura sta scritto: basta solo guardare il volto di queste persone già per contaminarsi. Quindi, anche se non mi sbaglio, nel terzo canto, capila. Parla proprio in questi termini. Queste persone, già solo guardandosi fra di loro, si contaminano a vicenda, si danno forza l'un l'altro. Quindi l'associazione è molto importante. Un Vaishnava si riconosce dalle sue compagnie. Sat Sanga Tyaga Ei Vaishnava Achara, diceva Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cioè, un Vaishnava si riconosce da chi frequenta, cioè rifiuta la compagnia delle persone asat, delle persone che non sono non devote. E i Vaishnava Acharya, lui si vede, il Vaishnava si vede dal suo comportamento. Achara, Achari, Achara, sono parole, c'è la stessa radice. È molto importante, bisogna abbandonare la compagnia delle persone che non sono interessate alla coscienza di Krishna e cercare la compagnia delle persone che sono interessate alla coscienza di Krishna. Se una persona è sincera e vuole veramente avanzare nella vita spirituale, queste sono tutte informazioni molto pratiche, quindi questa non è teoria, è pratica. C'è teoria, ma c'è anche la pratica. Bisogna avvicinarsi a queste persone che sono già sul cammino della realizzazione spirituale. Anche nell'Upadeshamrita, nel Nettare delle istruzioni, vengono ripetuti questi insegnamenti almeno 2 volte. Jana Sangha Chalolya, Jana Sangha, Jana Sangha Chalolya. Bisogna abbandonare la compagnia delle persone che materialistiche, che vogliono la gratificazione dei sensi, boga, se si vuole veramente avanzare nella vita spirituale. Beh, bisogna cercare, qui c'è anche un'altra parola, e poi concludo, che nel verso dice paraspara, cioè queste persone si influenzano l'un l'altro. E anche per i devoti è così, che si influenzano l'un l'altro. Però per avanzare nella coscienza di Krishna, infatti c'è Macitta Madgata Parana Bodhayanta Parasparam, cioè Katayanta Samam Nityam Tushanticha Ramanticha, cioè sono molto felici di parlare di Krishna, e si influenzano l'un l'altro, e si illuminano l'un l'altro. Ecco, noi dobbiamo cercare questo tipo di contatto, non il contatto delle persone materialistiche, che invece ci fanno sprofondare, come dice il verso, nell'oblio, ci fanno avvicinare alla morte. Hare Krishna. C'è qualche. Hare Krishna. Allora possiamo concludere così. Grazie per l'ascolto, grazie per l'attenzione. Rileggo il verso. Dopo che è stato truffato, l'essere nella foresta del mondo materiale cerca di lasciare la compagnia di questi cosiddetti yogi, Swami e Avatara, ed entra in contatto con i veri devoti. Ma per sua sfortuna non riesce a seguire le istruzioni del maestro spirituale e dei devoti più elevati. Perciò li abbandona e ritorna dalle scimmie che si interessano solo della gratificazione dei sensi e delle donne. Si compiace della compagnia di coloro che cercano il piacere dei sensi godendo del sesso e degli intossicanti, e così spreca la sua vita facendo altrettanto. A furia di guardare il volto di altri lussuriosi, sprofonda nell'oblio e si avvicina alla morte. Cioè, Srimad Granthara, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Ricordiamo gli appuntamenti, che sono il mercoledì e il giovedì. Mercoledì alle 18 c'è il Kirtan Mantra Yoga, ieri infatti c'è stato un bellissimo Kirtan, abbiamo cantato Hare Krishna. E il giovedì alle 18:30, oggi, tutti i giovedì, c'è una conferenza sulla Bhagavad Gita così com'è. Oppure, alternativamente, c'è una rubrica chiamata Soffermiamoci, basata sempre sugli insegnamenti della Bhagavad Gita. E poi.
Ah, quindi nella nostra pagina di www.isconroma.it, in basso allo schermo c'è una sezione, basta cliccare sulla parola info e troverete tutte le informazioni. Hare Krishna. E alle 7:15 ricordate, ogni mattina c'è sempre 7:20, sì, insomma, in questi paraggi temporali c'è sempre una lezione sullo Srimad Bhagavatam, oppure una lettura da Ritorno a Krishna, una conferenza di Srila Prabhupada, la lettura della Srila Prabhupada di Lilamrita, oppure una conferenza di Srila Prabhupada sulla Chaitanya Charitamrita, in particolare verso le 7:30 la domenica. Hare Krishna. C'è il libro di Krishna lunedì? No, no. Quindi ricordo, mercoledì e giovedì e poi la mattina intorno alle 7:15, 7:20, c'è questo collegamento. Grazie dell'ascolto e buona giornata cosciente di Krishna a tutti. Matabari.